or in spite of the deficiency in its economic policies. Qual è il ruolo del servizio pubblico? And come può il servizio pubblico sostenere la fase di crescita, di miglioramento e di dinamismo economico, sociale? Soprattutto in un momento di crisi profonda, che non è soprattutto una crisi economica, ma anche e soprattutto una crisi valoriale. E questa ancora è una domanda, forse per certi aspetti inespressa. Io posso dire la mia, qual è il suo. Io credo che il servizio pubblico, in questo caso, RAI, su cui non voglio accendere, come dire, non voglio dare dati, informazioni che mi sembrano però io credo che ci sia, abbia svolto un ruolo importante, abbia svolto un ruolo, soprattutto nella seconda, nel secondo dopoguerra, che in quegli anni è stata capace, come dire, di essere moltiplicatore di cultura. È stato, come dire, un elemento aggregante. Una capacità unica nel, come dire, nel definire quelli che sono gli elementi connettivi del paese, cioè quello della ricostruzione di un'identità che non è un'identità soltanto, come dire, sul mezzo televisivo, ma è un'identità paese, un'identità che appartiene a tutti quanti noi, costruita sulla storia, sull'appartenenza, sulla capacità di aggregare culture, di aggregare territori, sul fatto di ritrovare per la prima volta essere orgogliosi di appartenere a un grande paese come il nostro. Quella è la storia che noi che vorremmo raccontare. Quella è la funzione straordinaria del servizio pubblico, quello di raccontare, come dire, un momento di grande cambiamento, di intersecazione di fenomeni sociali, come dire, che attraversano la nostra società, di raccontare il cambiamento, ma di raccontarlo in termini positivi, in termini di capacità progettuale. Oggi che cosa succede? Succede che c'è una proiezione di quello che avviene nel nostro paese all'interno di scenari, come dire, completamente diversi, in continenti diversi. Allora, la maggior parte dei paesi nella nostra Europa investe sull'offerta internazionale per costruire l'identità, per affermare un brand del paese. Allora, è questo che finora è mancato. Cioè, l'idea che, come hanno fatto tanti altri, di usare l'offerta internazionale per ricostruire, come dire, un brand molto più positivo e molto più apprezzato rispetto a quanto sia già lo sia oggi. L'informazione, un altro elemento secondo me fondamentale. Il servizio pubblico non può essere autoreferenziale, non può chiudersi dentro i propri confini domestici, non deve assolutamente, come dire, chiudere la finestra sul mondo che può rappresentare invece. L'ultima cosa è chiudere. Servizio pubblico anche come capacità di individuare i talenti. Io credo che il servizio pubblico rappresenti anche questo, cioè quella capacità, quell'opportunità per proiettare nel futuro, come dire, tanti giovani talenti che hanno tutte le caratteristiche per fare bene nella loro vita professionale, ma per dare un grande positivo apporto al nostro paese. Di questo ne abbiamo bisogno. Grazie.